amici che sono venuti a fare questa dimostrazione, però non ne capisco veramente alla fine il senso di questo nostro vederci oggi. Non c'è assessore e da quanto ci hanno riferito i cittadini parte dei lavori sarebbero già iniziati e sarebbero iniziati contro le indicazioni che dovremmo votare questa sera. Mi riferisco in particolare alla discussione che abbiamo fatto la volta scorsa sul posizionamento dei bus turistici. Quindi in questo documento che andiamo a votare abbiamo chiesto che non vengano lì posizionati, invece stasera abbiamo appreso che stanno già posando le linee gialle per posizionarli sono fatte già da 3 giorni. Grazie. Sono già gli altri. Quindi aggiungo questa cosa, che manca la parte politica, mancano i documenti tecnici e soprattutto non sappiamo, ci è stato detto che altri settori si occupano della destinazione dell'area. Allora a me sembra assurdo che si metta in difficoltà la gente che lavora, la gente che si deve spostare, la gente che vi abita e ci ha illustrato stasera questi disagi, quando non ci sia nessuna idea su come destinare l'area. Cioè noi ci limitiamo a dire che ci debbano essere 2 o 3 chioschi, 2 che ci saranno, abbiamo saputo, dei maxi schermi, ci saranno i fan, ma qui abbiamo il castello che dentro è di una tristezza, a mio avviso, incredibile. Allora forse prima bisognava capire e valorizzare quello da fare dentro al castello e poi a questo punto pensare di creare un disagio. Una volta pensata bene la destinazione di quest'area, che non può limitarsi certo alla passeggiata o alla circolazione delle biciclette, e a quel punto pensare di andare a creare un disagio ai cittadini. E aggiungo poi che da quello che ci è stato illustrato stasera, tutto quello attorno alla piazza, dove dovrebbe essere semaforizzata, quindi dove c'è lo sfogo, lo snodo di tutto questo percorso, piazza Peroni, c'è anche un autobus che ci gira attorno. Quindi mi sembra veramente una cosa assurda e quindi mi associo a tutto quello che hanno detto i colleghi che hanno parlato prima di me, preannunciando che ovviamente noi voteremo contro e non siamo neanche in grado di inventare in nessun modo questo documento, perché forse prima bisognava pensare a come destinare l'area e poi valutare se pedonalizzarlo oppure no. Grazie. Grazie Presidente. Anche se non sono del PD, sono perlomeno della maggioranza, quindi sono il primo e mi prendo l'onere di dare alcune risposte in qualità anche di Presidente della Commissione Mobilità e Arredo Urbano e del Consiglio di Zona. Preciso del Consiglio di Zona perché va detta una cosa: noi non diamo parere, noi non diamo niente di richiesto, noi stiamo facendo delle osservazioni su un progetto di cui abbiamo ricevuto alcune informazioni, alcune documentazioni. Poi posso essere d'accordo con quanto detto anche dalla consigliera Scaramucci sul fatto che non abbiamo ricevuto la completezza mano a mano che il lavoro stava andando avanti, perché la completezza del lavoro di Amat ovviamente è in divenire ed è in divenire insieme con il lavoro che fanno i tecnici del Comune di Milano insieme all'assessorato. Comunque io sono d'accordo, noi abbiamo preso un punto che era quello definito dal documento che abbiamo letto e che abbiamo utilizzato, non diamo dei pareri su quel documento, diamo delle osservazioni su quello che secondo noi è il progetto complessivo, tant'è vero che per appunto ci siamo presi tutta la nostra libertà di dire tante cose riguardo al futuro della piazza. Abbiamo però preso tante altre cose anche durante l'ultimo incontro che c'è stato giovedì scorso al Campo Garibaldi, che a mio parere è stato un momento importante, un momento interessante in cui tante cose sono state dette anche dall'assessore, che credo abbia parlato con molti dei cittadini presenti, almeno credo che in tanti ci fosse, chi non c'è, certo, chi non c'era giustamente si aspettava che anche io mi aspettavo che fosse qui del resto. È stata pubblicizzata per l'iniziativa locale. Ragazzi, abbiate pazienza, io sono d'accordo, il suo partito ha pubblicizzato parecchio, per questo glielo devo dire. Ma per favore, ma lei
Ci tengo a dire, ho ribadito il fatto che siamo un consiglio di zona e che noi speriamo. Scusate, abbiate la pazienza. Scusate, pronto? Pronto? Sentiamo. Non potete cortesemente tacere. No, non sto dicendo a te, sto dicendo a coloro che... Ma cambi tono, ma di un'antipatia che non si rende neanche conto. E soprattutto non si rende conto che i commenti li fanno anche altri consiglieri. E vi interrompete continuamente, quindi è inutile che richiami l'ordine quando siete i primi a non rispettarlo. Quando stavo parlando con voi, stavo parlando con coloro che stanno sentendo lì. Ma è l'unico che ha quel tono di voce, gli altri suoi colleghi sono normali. Tanti di noi conoscono benissimo quella zona, infatti siamo il consiglio di zona 1 che su questa zona interrompe, che su questa zona interviene, su questa zona si, come dire, si situa, e credo che nessuno ci possa dire che non conosciamo il quartiere, i quartieri che questa zona compongono. Di conseguenza, quando noi andiamo a deliberare un documento su questo argomento, lo facciamo nel modo più ampio possibile, a 360 gradi, cercando di vedere e conoscere la situazione come ci viene descritta e come la conosciamo noi stessi. Ad esempio, il dottor Garrone sa che noi siamo presi l'impegno, l'abbiamo deliberato sul discorso di via Mercato, siamo stati anche noi a chiedere che venisse inserito nel piano generale del traffico urbano l'ipotesi di realizzazione di una ZTL su via Mercato, siamo stati noi a chiedere ad esempio che nel progetto della ciclabile ci fosse l'attraversamento centrale di Piazza Largo Cairoli, in quanto necessità per dare una continuità pedonale che altrimenti non ci sarebbe stata. Facciamo tanti interventi che a nostro avviso servono a migliorare e a cambiare il volto della città. Ne stiamo preparando un altro legato per esempio ai mezzi pubblici, che proprio partendo dalle ipotesi di modifica del trasporto pubblico locale che interviene su Piazza Castello e Foro Bonaparte, cerca, come dire, di migliorare la situazione, di minimizzare i disagi. Il discorso che correttamente il dottor Gazzola ha fatto sulla classe Canova Mezzi Dritti, per venuto in più di intende dire che coloro, non coloro che abitano in Foro Bonaparte, ma coloro che abitano fuori dalle zone, coloro che abitano in zona Moscova, nord, coloro che abitano da via Pagano in giù verso sud, potranno utilizzare un'altra area che sarà quella di via di Canova Mezzerile, e questo può essere fatto senza gravare troppo sull'area di Foro Bonaparte. Io stesso per tanti anni, io abito a sud e lavoro a nord, ho fatto per tanti anni con la moto il tragitto di Piazza Castello, farò il tragitto di Mezzi di Riccanova e non certamente quello di Foro Bonaparte. L'intenzione attraverso i dati, le modellizzazioni che Amat ha portato, è quella di minimizzare i disagi, e la minimizzazione dei disagi ce l'abbiamo sotto gli occhi oggi, nel momento in cui abbiamo fatto degli interventi pesanti che potevano essere gestiti meglio dal punto di vista della comunicazione, tanto da minimizzare ancora prima gli impatti su 24 maggio, laddove si creavano delle criticità enormi, per esempio da sostanzialmente la Porta Romana fino al 24 maggio. Adesso la situazione ci ha migliorato, si è fluidificata, si è diversificata. Questo accadrà e non si possono prendere ad esempio i bei obei come classico periodo in cui si chiude per la Castello e quindi il delirio sarà totale, perché gli bei obei durano 4 giorni, è una situazione in cui tante macchine vanno apposta in Piazza Castello perché ci sono gli bei obei. Questa dovrebbe essere una situazione che invece mano a mano, nel corso delle settimane, nel corso dei mesi, andrà a migliorare, non solo perché le persone faranno un percorso diverso o auspicabilmente, grazie anche ai miglioramenti nei mezzi pubblici, utilizzeranno altri strumenti, ma perché interverranno le operazioni di miglioramento fatte, pensate da Amat. Finisco con dire che questo è un percorso di sperimentazione. Di conseguenza, quando ci sono delle criticità particolari, si interviene per modificarle. Il nostro documento va nella direzione di
individuare quelle che secondo noi già adesso sono delle leggi, ad esempio il discorso del parcheggio dei pullman, e quindi se anche sono state tracciate delle strisce per la sosta dei pullman, noi chiediamo che da lì i pullman facciano solo la fermata, che la facciano magari non solo fino a via Sella ma fino a via Lanza, e che poi tornino indietro e magari si fermino sulla via dei Nord che c'era meno trafficata, che si fermino sui bastioni di Porta Rosa, che si fermino sui bastioni di Porta Venezia dove c'è lo spazio, o in via Pagano dove c'è lo spazio. Questi sono tanti piccoli accorgimenti che miglioreranno la situazione nel momento in cui si andrà a verificare fattivamente quale sarà la situazione. Grazie. Grazie.